Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi forse abbiamo la spiegazione su come mai DJI abbia aggiornato in maniera così veloce, cioè a solo distanza di un anno, il Mavic Mini con il Mini 2. Diciamo una mossa strategica di DJI che normalmente non accade con i droni, perché di solito appunto lui ritarda l'aggiornamento del drone alla versione nuova di circa un paio d'anni, mentre qua ha anticipato di un anno l'evoluzione del suo piccolo drone. E la cosa era abbastanza strana, anche perché il Mavic Mini non ha praticamente attualmente rivali, quindi non si era capito come mai DJI fosse diciamo intervenuta in maniera così veloce a migliorare questo piccolo drone, che comunque aveva sì dei difetti, ma dei difetti che gli altri addirittura si sognano di avere. Sarebbe stato il loro sogno avere questi difetti, ma DJI, come sapete, appunto ha fatto questo Mini 2, e la spiegazione a tutta questa corsa nello sviluppo di questo Mini 2 è dovuto probabilmente a questo. Nel Play Store è uscita l'applicazione nuova da parte di Fimi, che si chiama Fimi Navi Mini, ovviamente un'applicazione per droni, e a questo punto ovviamente ci fa pensare che Fimi stia per lanciare sul mercato un nuovo drone che pesa meno di 250 grammi. Ovviamente di noi lo scopriamo solo oggi, probabilmente DJI sapeva dell'uscita di questo drone dal peso inferiore di 250 grammi da parte di Fimi, allora è corsa a diciamo dare un ulteriore sviluppo al suo piccolo drone, perché probabilmente questo mini drone di Fimi avrà delle caratteristiche più simili al Mini 2 che al Mavic Mini. Probabilmente hanno fatto decidere a DJI di anticipare l'uscita del suo Mini 2. Si sa ancora poco di questo drone, però se l'applicazione è uscita in maniera ufficiale sul Play Store, probabilmente l'uscita è imminente, altrimenti adesso sarebbe solo in versione beta, mentre se è stata già pubblicata e caricata nel Play Store, probabilmente l'uscita di questo Fimi Mini è davvero imminente. Infatti, se noi andiamo nel Play Store e andiamo a digitare Fimi Navi Mini, ecco, vedete che abbiamo l'iconetta Fimi Navi Mini. Andiamo ad aprirla ed ecco qua l'applicazione, quindi la potete scaricare, è gratuita come tutte le applicazioni ovviamente per far volare i nostri droni, perlomeno quelle ufficiali sono gratuite, quindi l'andiamo a scaricare, l'andiamo ad aprire e ovviamente ci possiamo diciamo interfacciare con l'applicazione, anche se non avendo un drone connesso non possiamo diciamo analizzarla tutta l'applicazione, però si capiscono già tante cose e capiamo anche perché DJI è intervenuto in maniera così veloce nello sviluppo del suo piccolo drone. Allora, l'applicazione è simile a quella degli altri droni di Fimi, quindi quello che volevo farvi vedere però che è davvero interessante sono le impostazioni. Allora, qua abbiamo un limite di distanza, limite di altezza, tutte le regolazioni che abbiamo normalmente con i droni di Fimi, quindi con il Fimi X8, che sia la versione 2020 o meno. Poi abbiamo la possibilità, vedete, di sport mode, quindi possibilità di avere il drone che va in maniera veloce come ha anche il DJI Mini. Poi abbiamo il precision landing, che è una cosa che manca al DJI Mini, però questo non vuol dire che col precision landing il Fimi sia più preciso del DJI senza questo, sia chiaro, perché comunque abbiamo visto anche con gli altri droni di Fimi la precisione c'è, ma è un'altra cosa. Poi abbiamo la calibrazione della bussola, tutte le cose classiche. Qua abbiamo l'on point, quindi se vogliamo che l'RTH sia fatto dal punto di decollo o che segua diciamo il movimento della persona che si sposta, quindi vada ad atterrare dove va la persona che si sta spostando e non da dove è decollato il drone, cosa fa in fail safe, cioè tutte cose diciamo standard, chiamiamole così. Ma la voce interessante è questa, ragazzi, quella che riguarda lo smart track. E questo cosa vuol dire? Che questo Fimi Mini avrà la possibilità di avere l'active track, cioè una cosa che non hanno per adesso i due droni, piccoli droni di DJI, ma che probabilmente questo drone avrà, perché questa funzione quando noi l'attiviamo cos'è? La possibilità di fargli fare retromarcia al drone quando gli andiamo incontro. Se noi non attiviamo questa funzione il drone segue il soggetto, ma il soggetto se gli va incontro il drone non retrocede. Questo per un discorso di sicurezza ovviamente, che uno è consapevole che se il drone va all'indietro potrebbe andare a sbattere contro a qualcosa.
Quindi ovviamente FIMI, per una questione di sicurezza, mette questa opzione da attivare o disattivare, questo anche nel FIMI X8. Quindi attivando questa funzione, quando noi andremo incontro al drone con l'Active Track attivato, il drone farà retromarcia. Quindi questo ovviamente ci fa capire che questo mini drone avrà sicuramente l'Active Track, una cosa che manca ai piccoli droni di DJI. Poi, e questa sicuramente è una notizia davvero interessante, poi avremo la possibilità, vedete, anche di regolare l'esponenziale del radiocomando. Ovviamente adesso è in grigetto perché non c'è connesso nessun radiocomando. Poi passiamo alla parte fotografica. Qua c'è un'altra cosa che ci fa capire tante cose. Qua abbiamo tutte le possibilità per quanto riguarda il discorso fotografico, e vedete che a parte le cose con che non possiamo andare a toccare in questo momento perché non c'è il drone connesso, vediamo che c'è la possibilità di creare foto in JPEG e JPEG DNG. DNG che sarebbe le foto RAW, cioè quelle grezze, che nel Mini 1 non sono disponibili, ma che nel Mini 2 lo sono diventate. Quindi questa sembra un'altra cosa per cui DJI si è accorsa allo sviluppo del suo piccolo drone, perché probabilmente sapeva che questo mini drone di FIMI avrebbe avuto anche le foto RAW. Poi ovviamente possiamo andare avanti ancora a spulciare l'applicazione. Qua abbiamo la possibilità di regolare e di calibrare il radiocomando. Qua abbiamo la possibilità di andare a calibrare, resettare il gimbal. Quindi qua la possibilità di andare a regolare la velocità con cui vogliamo che si muova il gimbal. Qua abbiamo tutte le caratteristiche delle batterie, e qua c'è un'altra cosa interessante, che dall'applicazione si vede che la batteria sarà a 3 celle. Quindi non a 2 celle come quelle del Mavic Mini, ma a 3 celle. Quindi scopriremo che tipo di batterie sono, se sono batterie agli ioni di litio, se sono batterie lipo, perché come sapete il Mavic Mini ha le batterie agli ioni di litio, mentre gli altri droni DJI hanno tutte batterie lipo. Qua staremo a vedere, l'unica cosa che si capisce è che non è un 2 celle come possono essere le batterie del piccolo drone di casa DJI, ma sono delle batterie a 3 celle, quindi una cosa diversa ancora dal punto di vista della filosofia di costruzione di questo drone di casa FIMI. Poi cliccando ancora sotto abbiamo altre impostazioni generali, tra cui l'aggiornamento del firmware, vi dicendo. E qua un'altra cosa interessante, vedete live, cosa vuol dire? La possibilità di fare delle live direttamente dal drone, quindi la possibilità di fare delle live per esempio su YouTube, come vedete. Quindi direttamente una live fatta col drone che ci inquadra e ci permette di creare appunto una live diretta con chi ci segue attraverso YouTube, una cosa che manca sempre anche a questi piccoli droni di casa DJI, e non solo a quelli piccoli. Quindi ragazzi, questo è quello che si capisce dall'applicazione, e ci fa capire anche probabilmente perché DJI abbia accelerato i tempi di uscita del suo nuovo drone, o dell'aggiornamento del suo piccolo drone. Probabilmente tutto è dovuto a questo, perché ovviamente noi lo scopriamo adesso, come vi ho detto, ma DJI probabilmente lo sapeva con un po' di anticipo che sarebbe arrivato questo drone di casa FIMI, con caratteristiche probabilmente sulla carta superiori al suo Mavic Mini 1. Quindi lui, per non rimanere indietro, perché sappiamo che DJI, essendo leader top e incontrastato, deve sempre essere un passo avanti, in questo caso probabilmente sarebbe stato un passo indietro, ha accelerato i tempi e ha buttato fuori subito il suo Mini 2, con caratteristiche probabilmente che non verranno raggiunte da questo FIMI, perché comunque, come sapete, FIMI un marchio ottimo, perché si pone a metà, nel senso che è un drone low cost, però un low cost via di mezzo, non è un low cost tipo come può essere un SJRC F11 Pro 4K, che è comunque un ottimo drone, ma un drone molto low cost, perché costa intorno ai 160 euro. Poi ci sono i droni come FIMI che si pongono intorno ai 300-400 euro, poi dipende dagli sconti, perché poi sapete che questi droni che sono venduti in questi store cinesi hanno il prezzo che in base agli sconti varia tantissimo. Comunque è una via di mezzo. Poi ci sono i droni DJI che sono il top sia nella qualità che nel prezzo, quindi è una via di mezzo, quindi il compromesso giusto per chi non vuole spendere tanto ma non vuole neanche avere un prodotto, diciamo, proprio low cost low cost. Quindi FIMI è un compromesso secondo me ideale, e DJI lo sa che avendo questo compromesso bilanciato tra prezzo e prestazioni, è un concorrente che fa paura dal punto di vista
delle vendite. Poi attualmente DJI, essendo attualmente leader incontrastato nei droni sotto i 250 grammi, probabilmente ha preso un po' paura nel pensare che magari le vendite potrebbero dimezzare tranquillamente, perché comunque magari la metà di quelli che adesso acquistano un Mavic Mini potrebbero acquistare un Fimi Mini. Se le caratteristiche tecniche, il volo e diciamo il prezzo è davvero competitivo, potrebbe davvero far diciamo spostare l'ago dalla bilancia delle vendite anche un po' verso Fimi. Quindi ragazzi, scrivetemi voi cosa ne pensate, le vostre opinioni, se questo Fimi Mini uscirà a breve. Secondo me sì, se l'applicazione è già disponibile nel Play Store e quindi non è più una versione beta ma una versione definitiva, secondo me non manca tanto. Comunque staremo a vedere. Scrivetemi le vostre opinioni, i vostri commenti, cosa ne pensate voi del marchio Fimi, cosa ne pensate voi di DJI rispetto agli altri marchi, in questo caso appunto a Fimi. Quindi ragazzi, spero che questo video, arrivato qua all'ultimo dell'anno, ci porti verso un 2021 migliore. Io ho stampato questa stampa 3D per augurarci che il 2021 sia migliore di questo 2020. Questo è un saluto al 2020, secondo me meritato da quest'anno, appunto perché si è meritato proprio un gesto di questo tipo. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questa novità a fine anno per questo 2020 vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, stampe, curiosità, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va per sostenere questo canale, ma ragazzi soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, novità. Ragazzi ciao e buon 2021, ciao!